Crisi di governo tra Covid, scuola, recovery, decisioni urgenti. Abbiamo appositamente messo tutti gli elementi più importanti del momento a livello politico, ma non solo, anche a livello economico, nel titolo che apre la puntata del Fatto di Marcotti, come sempre in onda ogni settimana sulle fonti TV e naturalmente con me e lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela, un saluto a te e anche a tutti gli ascoltatori, Viene da ovviamente. una parte da sorridere perché ogni settimana partiamo sempre dai soliti presupposti, chiaramente con elementi che vanno a inserirsi in quelli che sono i ragionamenti, ma soprattutto, insomma, è una corsa contro il tempo perché, insomma, gli elementi sono quelli che vediamo nel titolo, no? È la corsa contro il tempo, per esempio, per il Recovery Fund, perché dobbiamo presentare il progetto italiano a Bruxelles, all'Europa, per poter avere i fondi, seppur a fondo perduto, scusa, non a fondo perduto, ma prestito, che però possono aiutare l'Italia a rilanciare alcuni settori che possono essere significativi per il futuro. Corsa contro il tempo perché comunque dobbiamo capire se questo governo reggerà non tanto e solo a livello politico, ma anche a livello di decisioni, quindi a livello decisionale, che è la cosa più importante. Corsa contro il tempo per tutte le altre questioni che riguardano il coronavirus, vaccini, numeri, cercando di tamponare la situazione per riuscire a rilanciare l'economia, quindi corsa contro il tempo, scusate, ripeto questa espressione, anche per la ripartenza e non solo la ripartenza, ma la crescita economica del paese, perché se ripartiamo in bassa non abbiamo fatto molto, ma se non ripartiamo neppure, capirai Giancarlo dove arriviamo. Allora, insomma, è una corsa contro il tempo, mi è venuto così in mente mentre aprivo questo nostro spazio settimanale. Sì, è proprio una corsa contro il tempo, nel senso che tutte queste problematiche che hai accennato, e sono tutte vere, no? Recovery Fund, Covid, crisi di governo, soprattutto in questi, qua siamo a minuti dal primo passaggio parlamentare, cioè alla Camera, poi dopo domani naturalmente ci sarà il passaggio definitivo al Senato, dove sappiamo che i numeri lì sono molto più ballerini, anzi, si stanno cercando in questo momento di trovare gli ultimi responsabili. Comunque, insomma, una corsa contro il tempo per cercare di non far traballare questa Italia che è già traballante per la verità. Adesso vediamo appunto la cosa più urgente, vabbè, a parte il recovery fund, ma la cosa più urgente è vedere come si risolve o non si risolve questa crisi di governo. Questa è la cosa E la domanda, più. esatto, più importante, la domanda su tutte è la seguente: Conte riuscirà a rilanciare il programma di governo convincendo in quelli che sono i punti fondamentali di questo piano che era stato deciso ai tempi con i partiti di maggioranza? Bella domanda, Lo Emanuela. so, lo so. Allora, Cerchiamo di capire come arrivare, non tanto a dare una risposta perché non ce l'abbiamo ovviamente noi la risposta, ma magari attraverso appunto alcuni punti. E aspettiamo anche i messaggi dei nostri amici. Voi cosa ne pensate? Scriveteci WhatsApp, YouTube e Facebook. Dimmi Giancarlo. certo. No, allora, la cosa che invece possiamo dire è questa. Allora, tempo fa Mattarella aveva detto che al di là del Conte 2 non c'era futuro, nel senso fosse caduto il Conte 2, cioè il governo giallo-rosso, per intendersi l'attuale governo, si sarebbe andati alle urne. Ora, per non smentire il Presidente della Repubblica, ovviamente, l'unica maniera, diciamo, è non solo convincere i cosiddetti responsabili, insomma, parte di parlamentari che in questo momento sono nel gruppo misto o di altri partiti che comunque sarebbero disposti a dare la fiducia a Conte solo per fargli proseguire la sua agenda di governo, ma addirittura di formare una nuova formazione politica, appunto. Questa sarebbe la grande novità, cioè se davvero nascesse una nuova formazione politica, sappiamo che il nome esiste già, che si chiama Insieme, sarebbe anche già stato registrato, quindi insomma non è proprio una cosa segreta,
Quindi, se nascesse una forza politica, è chiaro che verrebbe immediatamente così indicata come il partito di Conte, insomma, no? E Sì. questo sconvolgerebbe l'assetto politico anche qualora si dovesse andare alle elezioni, no? Quindi questa è la grande novità. Se, Assolutamente. Sì, vai, vai, dopo ti dico però, un'altra cosa dicevo io. solo se, da questa, se per uscire da questa crisi si arrivasse appunto a istituire un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte, che chiaramente sarebbe un partito molto probabilmente che prenderebbe voti un po' da tutte le parti, cioè principalmente naturalmente dal Movimento 5 Stelle, ma anche da Italia Viva, da alcune frange di Forza Italia, insomma. Quindi sarebbe una novità, cioè non Conte a capo del Movimento 5 Stelle, ma Conte a capo di un nuovo partito, ripeto, che dovrebbe chiamarsi Insieme e che sarebbe la grande novità del nostro panorama politico. Hai sentito che Conte ha detto piuttosto vado, adesso vabbè, io faccio un po' una parafrasi di quello che ha detto, porta a porta a chiedere il consenso degli italiani, magari ti busserà, busserà anche alla tua riporta, Giancarlo. Apri a Conte? Ma apro a tutti, quindi apro anche a Conte, no? Se vuole bere un caffè, Vabbè, va sì, perché bene. no, per scambiare un paio di Normale. idee, certo. Sì, chiaramente non avremmo probabilmente nulla in comune, anzi, con ogni probabilità non abbiamo nulla in comune. Però questa questione del porta a porta, lasciamelo dire, secondo me è stata una scivolata di Conte, perché ha richiamato un po' così il famoso citofono di Salvini. Secondo me, dire di andare a bussare gli italiani o citofonare gli italiani non è una buona maniera così per presentarsi. Non lo so, non l'ho Cioè, trovata dici una buona idea. troppo poco istituzionale da quel punto di vista? Insomma, dal punto di vista dell'immagine, sembra, sa, l'immagine familiare, la persona che viene a trovarti, però non ha funzionato, non funziona, non è così. Non lo so, non sono un mega esperto di comunicazione. Io, da questo punto di vista, sono un autodidatta, tu lo sai, no? Ho cominciato un paio d'anni fa, poco più di 2 anni fa, a fare dei video, ma ero assolutamente scettico. Ho cominciato a farlo solamente perché erano tante le persone che mi dicevano: guarda che potresti avere un certo successo a fare dei video, fallo, eccetera. E alla fine ho ceduto, ma non sono un esperto in comunicazione, quindi magari sbaglio. Comunque, ecco, Vabbè, insomma, per altre maniere. tu non andresti a bussare porta a porta per dirti di per dire di seguirti sui tuoi video, cioè nei tuoi video, no? No, assolutamente no, a parte Scherzi a parte, diciamo che stiamo tutti aspettando di vedere cosa succede, quindi andiamo un po' a sdrammatizzare se è il caso, anche alcuni aspetti, un po' più di colore, ecco, insomma, però pensi che sia stato un po' uno scivolone, potrebbe sembrare un po' come un elemosinare, anche se poi lui lo fa per, come dire, per dire io vengo a spiegarvi e in modo costruttivo cerco di spiegarvi perché voglio continuare, ecco, questo è stato un po' il ragionamento del Premier. Sì, ma appunto io ritengo che fosse sbagliato dal punto di vista della comunicazione. Non c'entrava niente, ma ho citato la questione Salvini con il citofono. È stato uno scivolone per Salvini quello, poi ha cominciato tutta una serie di battute, insomma, su quella questione che gli hanno nuociuto dal punto di vista della comunicazione. E io penso che appunto adesso i vari così vignettisti possono cominciare così a sbizzarrirsi su Conte che bussa alla porta degli italiani. Sentiamo cosa rispondono gli italiani. Ripeto, io sono una persona per bene, voglio dire, quindi cerco di non trattare male nessuno, nel senso che se sono contrari alle mie idee, io le mie idee chiaramente le supporto anche con calore, con
con passione, però insomma non tratto male nessuno, non voglio avere, cioè, non, però ecco, questa questione qua di entrare nelle case degli italiani, ripeto, secondo me non è una buona idea. Ecco, allora Conte, però lo diciamo prima, pare che a livello di numeri ce la si possa fare, no? Per così dire, cioè si potrebbe andare verso una maggioranza relativa, però la domanda su tutte è, a parte quella che ho fatto prima, cioè Conte riuscirà a convincere sul programma di governo, è capire se la maggioranza che resterà in piedi, ammesso che resterà in piedi, lo vedremo, riuscirà a sostenere tutte le decisioni urgenti da prendere. Quello è un altro aspetto ancora, perché già abbiamo visto, no? Alla prima tensione reale, cioè alla presa di posizione davanti alla presa di posizione di Renzi, il governo ha avuto uno scossone importantissimo che peraltro è inserito in un contesto molto difficile, soprattutto per l'economia e ovviamente per l'aspetto sanitario. Quanti altri scossoni dobbiamo mettere in conto a questo punto, Giancarlo? E proprio qua è un altro tasto molto dolente, nel senso che noi siamo a circa metà gennaio e sappiamo adesso ci sarà il nuovo DPCM che andrà fino per, insomma, un mesetto all'incirca a febbraio, ma sappiamo che appunto da marzo in poi le cose per la nostra economia, qualora appunto non ci fosse un netto miglioramento sotto alcuni profili, cosa molto improbabile, la nostra economia da marzo in poi andrà, cioè avrà di fronte delle sfide veramente molto molto complicate. Quindi occorrerebbe avere una fortissima maggioranza e nella migliore delle ipotesi sarebbe invece una maggioranza risicata. Quindi temo che in questa maniera noi tiriamo avanti fino ad arrivare al semestre bianco, cioè il semestre nel quale le Camere non si possono sciogliere perché si andrebbe verso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, e questo non giova all'Italia. Cioè, vabbè, voi sapete che io sono per la fine di questo governo, per la chiusura di questo governo, che non si è dimostrato all'altezza, quindi quella è la mia opinione. Ma adesso ci sono anche veramente dei numeri estremamente risicati, per cui andare in questa maniera di fronte ad un periodo che sarà molto, molto critico, perché io ripeto sempre per gli italiani, nel momento nel quale verrà tolto il divieto, diciamo, di licenziare, gli italiani si accorgeranno che tanti perderanno il posto di lavoro e quindi. Sì, beh, poi continuano ad arrivare stime che adesso non sono neanche più stime perché poi Giancarlo sai, no? Fino a qualche mese fa in qualche modo ci nascondavamo dietro a stime ancora ufficiose, provvisorie, che però adesso cominciano a diventare reali, quelli dell'economia reale intendo dire la perdita di fatturato delle imprese, chiaramente il fatto che molte imprese, soprattutto quelle piccole e medie, che comunque rappresentano il tessuto economico del nostro paese, non ce la faranno a sostenere tutto quanto, molte chiuderanno, addirittura serrande abbassate per tantissime attività commerciali che anche se messe a confronto con l'apertura, con le nuove aperture, non reggono perché comunque sono chiuse tantissime attività. E poi appunto aggravato dal fatto che, come hai detto tu, poi adesso sono state congelate tante questioni come i licenziamenti, come il pagamento anche, no? Di affitti, tasse. Dopo ci saranno tutte queste cose, non è che niente regala niente, cioè, nessuno regala niente, quindi comunque quando si riattiverà tutto, sulle spalle avremo ancora il peso di quello che è accaduto. Senza aiuti ulteriori, è presto detto, non si deve essere necessariamente economisti, ecco, per riuscire a logica ad arrivarci. Hai detto proprio bene quello che purtroppo io ritengo che appunto andiamo incontro a dei mesi molto difficili per l'Italia, quindi andare incontro a questi mesi con un governo che sarebbe eventualmente super traballante, perché adesso ovviamente non ci sono i tempi, cioè oggi è la Camera, domani è il Senato, quindi non c'è il tempo di creare un partito, al di là del fatto se sia già stato registrato nome o meno.
quello che viene detto è proprio questo, cioè oggi alla Camera e domani al Senato diamo fiducia a Conte, poi dopo da lì si cercherà di fare un nuovo partito e così via. Mm-hmm. Io temo che insomma l'eventuale nuovo partito di Conte possa andare contro alla stessa fine, insomma, alla stessa che ha avuto il partito di Monti. Ok. Alla fine. Beh, poi appunto, siccome abbiamo iniziato dicendo una corsa contro il tempo, anche per questo che dicevi tu, cioè oggi i tempi sono stretti, oggi alla Camera, domani in Senato, ma anche eventualmente per pensare a quali altre soluzioni potrebbero esserci, cioè tutto, ma insomma, Renzi è stato Renzi a sbagliare i tempi a questo punto, una domanda su cui non ho riflettuto, devo dire la verità, mi è venuto in mente adesso, in questo istante, ragionando, nel senso che ha sbagliato lui i tempi, cioè che se l'avesse magari, se avesse fatto questa mossa in un altro momento, magari prima, avrebbe sortito effetti diversi e migliori anche per il nostro paese, cioè per lo scenario futuro. Guarda Manuela, il perché Renzi abbia fatto questa uscita, insomma, lo scopriremo solo. Lui dice che non voleva far cascare il governo e non ce l'aveva con Conte, anche se diciamoci la verità. Insomma, per un po', anzi, quello che lui chiedeva in modo più politico, quindi anche insomma un po' meno diretto, era un po' la testa di Conte, diciamo questo. Poi che l'obiettivo finale non fosse magari Conte, ma fosse rimettere in discussione alcuni punti politici, va bene, ci crediamo pure, però insomma la motivazione resta ancora molto, molto lì, cioè molto con un punto interrogativo. Sì Manuela, però riflettiamo un attimo anche su quello che è avvenuto, oltre su quello che avverrà. Allora, Salvini diciamo esce, chiude l'esperienza del governo giallo-verde, e nasce il governo giallorosso perché immediatamente due persone lanciano quest'idea, perché quando finisce il governo giallo-verde per tutti i partiti, anzi per tutti i partiti, non quasi, proprio tutti i partiti sono convinti si debba andare alle elezioni, cioè l'unico governo possibile era quello giallo-verde, è finito, torniamo alle elezioni e vediamo. Oltretutto il Movimento 5 Stelle era già in netto calo, quindi il nuovo Parlamento sarebbe stato sicuramente molto diverso dal Parlamento attuale, insomma. Okay. Quindi c'era anche una motivazione per andare. Tutti i partiti sono per andare al governo e ci sono invece due persone che immediatamente dicono no, non è necessario andare alle elezioni, si può fare un altro governo. Queste due persone sono Beppe Grillo e Matteo Renzi. Okay. Sì. Quindi Matteo Renzi assieme a Beppe Grillo, ripeto, Matteo Renzi allora all'interno del PD, chiaramente non è ancora nata Italia Viva. No, quindi sì. Matteo Renzi all'interno del PD e Beppe Grillo all'interno del Movimento 5 Stelle, ma nessuno dei due segretari del partito, quindi al Movimento 5 Stelle diciamo il capo politico è Di Maio, al PD il capo politico è Zingaretti, questi due, sia Di Maio che Zingaretti, sono assolutamente per andare alle elezioni, non pensano nemmeno di poter fare un governo. Quando invece, ripeto, Grillo da una parte e Matteo Renzi dall'altra lanciano la proposta e alla fine sia Di Maio che Zingaretti accettano questa proposta e nasce l'attuale governo. Quindi, prima cosa, questa è già un'anomalia. Sì. Cioè si crea un'alleanza quando i capi dei due partiti sono invece assolutamente contrari a quell'alleanza. Però poi dopo, non si sa come, ma vengono costretti a fare questa alleanza, cioè sia Di Maio che Zingaretti praticamente vengono costretti, si rimangiano le loro parole. Okay. Questa è la prima parte. Immediatamente dopo, cioè come viene creato diciamo questo governo, Renzi esce dal PD e fonda Italia Viva. Sì. Adesso qui c'è un punto di domanda, cioè
come tutti, naturalmente, quando si fonda un partito, uno punta ad avere insomma, un certo peso politico, no? Quindi era normale che Renzi sparasse un po' delle cifre un po' elevate, la doppia cifra per il suo partito, eccetera, così. Però, insomma, forse aveva una certa ambizione. Ed invece da subito questo partito qua non decolla, cioè continua a stare lì intorno al 3%, al 3%. E questo è un altro aspetto. Quindi non so se la decisione di Renzi oggi, quella quindi di lasciare il governo, possa essere messa in relazione al fatto che questo Italia Viva, sul quale probabilmente lui aveva puntato tutto, alla fine si è dimostrato un flop. Sì, e quindi da lì tutte le altre decisioni che adesso lui porterà avanti, insomma, questo è chiaro, un po' come una catena, una cascata. Giancarlo, volevo leggerti prima di salutarti questo messaggio. Dimmi cosa ne pensi. Francesco scrive: buongiorno, forse ho trovato una soluzione per risollevare l'Italia. Pagare i parlamentari italiani in base al prodotto interno lordo. Niente crescita, niente stipendio. Vedi come trovano la giusta strada velocemente. Che ne pensate? Sarebbe una cosa È una così simpatica, ma provocazione, però, esatto. sì. Sì, purtroppo comunque, vabbè, non entro in politica, no, almeno in questo momento non ci sono le condizioni per una mia entrata in politica, ma certamente non entrerei, cioè se ci fosse una legge del genere, nessuna crescita, nessuno stipendio, non entrerei, perché insomma far crescere l'Italia in queste condizioni non sarà una cosa semplice. Anzi, Manuela, una cosa importante, tu hai detto giustamente che i dati economici che stanno arrivando sono abbastanza preoccupanti, decisamente preoccupanti, ma purtroppo c'è un aspetto ancora forse peggiore, cioè che le previsioni di crescita per quest'anno e poi per l'anno prossimo sono già state riviste al È ribasso. vero, Quindi è vero. famose di dire il 2020 è andato così, ma il 2021 e il 2022 saranno anni di forte crescita. Adesso comincia anche questo No. a essere messo in Ecco, c'è discussione. Alessandro che dice se in questo. Poi veramente chiudiamo. Sto aspettando per entrare sul BTP. Conviene aspettare o entrare subito, date le condizioni politiche? Chiaramente bisogna vedere cosa succede in politica perché lo spread, i titoli di Stato, insomma. Giancarlo, cosa risponderesti tu a questo amico? Questa è la questione dei BTP. Allora, io è chiaro che penso che un eventuale default dell'Italia sia veramente molto improbabile, ecco. Però obiettivamente un BTP, vabbè, adesso qualche cosa è aumentato, ma insomma vedo sempre un BTP su poco più di mezzo punto per un BTP a 10 anni, ovviamente, no, Certo, perché sappiamo che i decennale, BTP certo. hanno Scadenze scadenze diverse. diverse, ma un BTP decennale intorno a poco più di mezzo punto percentuale mi sembra un po' già molto tirato, diciamo. Quindi entrare su un BTP, però sappiamo che in altri investimenti avrebbero margini di rischio molto superiori, quindi. D'accordo, certo. Grazie Giancarlo, ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video tutti i giorni, a partire da quello di oggi che pubblicherai verso pomeriggio serata e alla settimana prossima sulle fonti TV. Grazie Manuela, un saluto a Grazie. te e a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora, in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati, adesso io sto monitorando, non è ancora partita la diretta con Conte, vediamo questo contributo sul libro d'oro delle fonti con le eccellenze che vengono messe in primo piano, nonostante il periodo, ma insomma, fari da seguire. Poi ritorniamo un istante in studio e vediamo quando Conte inizia a parlare a Montecitorio e lo ascoltiamo insieme.